tanto attesa, tanto voluta, tanto cercata, finalmente è arrivata questa prima vittoria all'estero. Sì, ovviamente sono molto contento per il risultato. Non potevo venire a un tempo più giusto, anche abbiamo lavorato tanto, stiamo migliorando ogni settimana e abbiamo meritato per caso un po' di fortuna perché abbiamo fatto tanti errori perché siamo stati nervosi, assolutamente nervosi. E poi a me quello mi ha dato tanto piacere anche per i ragazzi, spesso per 3 mesi praticamente noi stiamo lavorando a concluso la prestazione e è un risultato ottimo. Arriva adesso una partita che si pronuncia come molto equilibrata. Gli Scarlets hanno fatto in qualche modo il cammino opposto rispetto al Benetton, hanno vinto la prima con gli Aironi, poi hanno sempre perso l'ultima appunto contro l'Leinster e la situazione in classifica anche vedere le due squadre a pari merito. Sì, ovviamente anche loro sono disperato per una vittoria adesso. Vengono qua veramente sicuramente con un impegno, si vede dopo abbiamo battuto loro la prima partita l'anno scorso, ogni volta dopo loro hanno venuto qua, noi abbiamo giocato, c'era una cattiveria in più, loro veramente avevano volevano prendere vendetta, vincita. Per quello, sappiamo loro è una squadra molto forte, hanno fatto molto bene l'anno scorso e proviamo a fare il nostro migliore contro loro. Noi dobbiamo vincere anche in casa e sarà molto importante una vittoria sabato contro Scarlets. È l'unica cosa che posso sottolineare, la vittoria all'estero, se no la vittoria all'estero non conta così tanto. Sei in qualche modo preoccupato o hai cercato in qualche modo di tenere con i piedi per terra i ragazzi dopo la prima vittoria appunto all'estero? No, noi abbiamo assaggiato le differenze tra vincere e perdere abbastanza per qua, ma avevamo anche con questo gruppo dopo un momento l'anno scorso contro Munster imparato di rimanere umili con lo strapiede a terra perché la prossima partita è più duro e più pesante del scorso e noi adesso dobbiamo solo continuare a fare la cosa che noi stiamo facendo adesso bene, di tenere la palla più possibile, di pulire bene i documenti e in difesa di essere impenetrabile. Hai già studiato in qualche modo appunto gli Scarlets, come si possono limitare, soprattutto essendo una squadra che gioca molto, l'abbiamo visto anche l'anno scorso nei 4 precedenti? Sì, ovviamente gli avanti saranno molto importanti, noi sappiamo loro hanno un gran giocatore, ma dal punto di vista touch sarà importante di limitare la loro palla e la nostra mischia chiusa deve essere fatta bene, sempre per prendere la serpente alla testa. Poi sappiamo i loro schemi di gioco, sanno cosa vogliono fare, loro impegnano, sono molto positivi, cercano di passare la palla e noi dobbiamo applicare pressione in difesa e così. E quando noi abbiamo la palla ovviamente dobbiamo fare massimo e portare la palla a loro. È una squadra che è stata vista molto appunto l'anno scorso, 4 precedenti. C'è soprattutto però un grande ricordo, quello del 4 settembre, il primo match in Celtic, la prima grande vittoria. Che ricordo hai tu personalmente di quella partita? No, ovviamente era una serata bellissima, siamo stati dietro 22-9 e abbiamo creduto nel piano perché avevamo sempre questo piano di essere sorpresa, di non conoscere Brennan Williams al secondo tempo, di aumentare il gioco e l'intensità, abbiamo lavorato tutto la prestazione e questo ha pagato, per noi abbiamo vinto con qualche bella meta anche. No, ovviamente, ma noi questo da quello periodo e dove siamo adesso è passato tanto tempo e cerchiamo di riavere quella bella sensazione di batterlo qua. L'ultimo fine settimana ha visto qualcosa di storico per il rugby celtico, per così dire, appunto per il Rabo Dire Pro 12, il primo successo in contemporanea sia di Aironi che Benetton Treviso. Il rugby italiano sta crescendo? No, devo dirti, per Aironi sono molto contento, io lo so quanto duro è vincere, quanto lavoro viene fatto e quanto pressione ci sono per vincere.
per quello un gran complimento per loro. Spero c'era qualche altri giorni così bello per l'Italia. Io penso, secondo me, posso parlare spesso a Benetton, c'è veramente crescita, stiamo giocando con giocatori giovani, nuovi, poi c'è anche giocatori che ha giocato già per noi, che ha aumentato la loro capacità. Sicuramente dovrebbe essere la crescita. In queste 6 partite abbiamo visto ogni partita, abbiamo fatto qualcosa di bello nuovo. Per quello sì, sicuramente c'è crescita e c'è opportunità, con sempre l'impegno di vincere, e cerchiamo di tenere, dobbiamo creare una cultura in Italia di vincere spesso, e questo sarà. Riuscirai a recuperare qualcuno? C'era qualche novità di formazione rispetto all'ultimo incontro? Ora c'è Toby Boetes che sta migliorando tantissimo, Ben Diar, lui sta meglio, ma vediamo come fanno parte fitness in questi ultimi giorni e poi ci vediamo.